un serio piano di integrazione. Io le faccio i migliori auguri, perché sarebbe importantissimo riuscire a realizzare quello che lei si propone di fare. E da questo punto di vista nessuno come noi e la nostra parte politica è interessato a che lei riesca a fare quello che necessita fare. I dubbi sono sulla strada da seguire, su quello che può essere possono essere i suoi punti di riferimento. Io glieli elenco con la consueta chiarezza e anche lealtà, che riconosco anche da parte sua, oltre alla cortesia che lei ha dimostrato anche nei confronti di chi l'ha attaccata. Io nei miei occhi l'immagine di una ragazzina di 15 anni che io ho indicato all'autorità, che qualcuno aveva portato a battere il marciapiede nella mia città, tutti passavano e non se ne accorgevano. È stato un razzista, modestamente, a indicarlo e a chiedere all'autorità di intervenire. E inoltre ho sentito dire nel mio paese, dove le leggi di respingimenti sono molto più forti. Ricordo che io sono ministra dell'Italia, ministra per l'integrazione della Repubblica Italiana, per cui io sono qui in qualità di ministra dell'integrazione per la Repubblica Italiana e rispondo in questa veste. E quindi la domanda che riguardava i respingimenti per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, forse bisogna porla al ministro della Repubblica Democratica del Congo. Ma lei ha una doppia nazionalità. Ho una sola nazionalità, un solo passaporto. E questa è la risposta. Quella italiana. Esattamente. Sono qui in qualità di ministra per l'integrazione della Repubblica Italiana e in quanto tale rispondo alle domande. Che proibisce la poligamia che lei esalta. Prego. Questo non è un dibattito. Sì. Un dibattito su nessun altro paese che non sia la Repubblica Italiana rappresentata dalla ministra Kienge. In questo momento io rispondo in quanto ministra della Repubblica Italiana. Se ha delle risposte e delle domande da porre per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, la prego di indirizzarlo sicuramente alla Repubblica Democratica del Congo.